Cari amici, buongiorno. Ed eccoci per altri 3 minuti con Gesù. Quando ho pensato al Vangelo di oggi, ovvero la moltiplicazione dei pani, e uscendo dalla canonica ho visto quei 3 sacchi di pane fuori della dispensa della Caritas, mi è venuto un sentimento di profonda gratitudine. Perché il Signore mi dava un segno, quello che la moltiplicazione dei pani continua ancora oggi. E devo dirvi la verità, sono molto emozionato perché trovare nel giorno della moltiplicazione dei pani quei 3 cesti di pane mi ha fatto capire che anche oggi il Signore è presente, sente la fame della folla che lo sta seguendo, anche se, come avete visto, il piazzale sembra vuoto. Eppure qualcuno è venuto e ha lasciato quel pane per i poveri. Come avete visto, in questa stanza vi è un po' di tutto, e tutto questo viene dalla divina provvidenza. Possono essere dei supermercati, può essere la comunità europea, può essere la singola persona che andando a fare la spesa mette da parte qualcosa per i poveri. Alla fine del miracolo di Gesù diranno: ecco un grande profeta. Ebbene, in questa stanza, nascosta in una canonica di un paese qualunque, continua la grande profezia, che è quella del pensare sempre agli altri, del ricordarci che anche oggi c'è chi ha fame e che anche oggi puoi fare un'opera buona, puoi far nascere il sorriso su un padre di famiglia che può festeggiare anche con un dolce, che può spezzare il pane, cucinare del riso. E questo dipende da quei pani da quei pochi pesci che il ragazzino diede ai discepoli che erano nel panico, perché dove possiamo trovare per dar da mangiare a questa folla? Chi può avere tante risorse, tanti soldi? Gesù ci ricorda, non è una questione di soldi, è una questione di cuore. E allora possa il nostro cuore credere che la generosità è possibile. E dipende da me e da te.